Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Diciamo. Buonasera, bentrovati. Allora, ci tocca proprio questo discorso sulle masterclass, giusto, che dobbiamo affrontare. Secondo me sulle ossessioni, perché hanno detto okay. Chi è tra le persone chiaramente ossessionate che lavorano e vivono la scuola tutti i giorni, che non abbiamo ancora interpellato? È giusto. C'è un piccolo problema a te, ma tutto fatto. No, è stato prontamente risolto. Ma ci non saremmo le perenne selvagge, altrimenti. Siamo qui per parlare di ossessioni. Gallo, a tuo avviso, qual è la differenza fra passione e ossessione? Allora, comincio intanto, marzulliana. Secondo me la passione è un'ossessione sana, mettiamola così. Okay. L'ossessione invece è una passione che può prendere invece delle derive un po' più penali, un po' più oscure, criminali, un po' più diciamo nocive, però è anche vero che i narratori e le narratrici si nutrono anche di ossessioni, di passioni che poi a un certo punto è come se degenerassero e diciamo così poi li portano verso quelle che sono le creazioni letterarie o artistiche in generale. Però è una super domandona che mi hai fatto proprio per rompere il ghiaccio. Te l'ho sganciata per rompere il ghiaccio, per rompere varie cose, ma anche perché sarebbe piaciuta al buon Giacomo. No, queste robe di piaggeria terribile e discutibile. Allora, c'è da dire una cosa, una confessione, una premessa. Tra i due, l'ossessionata. Sei un po' tu. Sono forse un po' io. Gianni Rodari, veramente sei bello, la galanteria di specificare di Gianni Rodari. Non vi venisse in mente che ci fossero ossessioni meno legali e ancora più criminali da parte mia. È vero però che la mia è stata, è tuttora, un'ossessione, non voglio dire intermittente, ma sicuramente a qualche titolo parziale. Un'ossessione che si regge e abita nell'ignoranza. Provo a contestualizzare. Okay. Questa non è la mia sindrome dell'impostora che parla, in parte sì, naturalmente, in parte però è un disclaimer. E questo disclaimer è volto a chiedervi, anzi a ringraziarvi anticipatamente della pazienza, nel fatto che dovrete ascoltare due persone, una persona nel mio caso, fondamentalmente ossessionata dal buon Gianni, dalle sue parole più che dalla sua figura. Per tantissimo tempo io ho mandato a memoria interi stralci della sua scrittura, della sua prosa e della sua filastrocca, non di poesia, si trattava perlomeno non secondo lui, senza curarmi più di tanto della sua vita, della conduzione delle sue cose. Quindi io mi reggo su una serie di lacune che però quest'oggi tu, Gallo, colmerai. No, beh, questa è uno ci prova. Tu te lo ricordi il cofanetto Strenna del 91? Allora, no, ma lo ricordo perché me ne hai parlato tantissimo, me lo hai decantato, me lo hai descritto e in un certo senso come se fosse entrato a far parte anche dei miei ricordi, anche se poi traslati un po' in avanti nel tempo, perché è come se anche io nel 91 l'avessi avuto tra le mani. In realtà non era così, però me ne hai parlato talmente tanto e così bene, perché io ti chiederei di riraccontarlo, insomma, qual è questo incontro con Gianni Rodari. Così bene, è piaggeria. Siccome parlando di ossessione dobbiamo necessariamente tener conto del fatto che c'è questo riflesso criminale di pazzia, io esibisco il primo indizio qui ed è una scansione di una recensione che uscì proprio negli anni 90 sull'Indice dei Libri del Mese, che amiamo e siamo un po' di parte perché ci scriviamo sopra ogni tanto, che si intitolava Re e Principesse, Partigiani e Operai. E al suo interno l'ottimo Fernando Rotondo recensiva per l'appunto proprio questo cofanetto Strenna, che è dove io ho contratto il morbo rodariano e l'ho contratto proprio da mini lettrice. Dentro c'erano 7 volumetti e poi una videocassetta che oggi non esiteremmo a definire un po' cringe, all'interno della quale c'era un adattamento televisivo della sua storia sul bastone magico, questo bastone che diventava di volta in volta razzo, cavallo, mezzo di spostamento, eccetera, eccetera. E quindi dentro c'erano il ragioniere ad ondolo, l'omino del nuvole, il lupo e il grillo, è nato prima l'uovo e la gallina, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio preferito era il naso della festa. Okay, questo okay. Per ovvie ragioni. Ma all'interno, perché vi porto, scherzi a parte, perché vorrei aprire un pochino con questa recensione. Perché qui dentro c'è il limite, subito esposto, non di Rodari,
ma del discorso intorno a Rodari. Passiamo il 60, 70, 80% del nostro tempo con persone under 18, con il consenso dei loro tutori legali naturalmente, e il rimanente nostro tempo con formatori, formatrici, docenti. Quindi insomma diciamo che questa roba la mastichiamo da un po' di tempo, e Rodari è inflazionatissimo, ma continua tuttora a essere, come dire, visto a poche tinte. Provo a leggere da rotondo, e quindi cito direttamente quello che scrive. Dopo la morte di Rodari, dai suoi cassetti è uscito un po' di tutto. Il buono e il cattivo, il bello e il brutto, tanto per usare un suo verso. È facile, un incipit così, rotondo. Financo cose impresentabili. A controbilanciare talune spericolate operazioni commerciali del tipo prendi e scappa è fortunatamente venuta l'iniziativa di Einaudi di pubblicare le opere complete a cura di Argilli e Boero, due studiosi che offrono garanzia di serietà culturale e scientifica. E poi però racconta, rotondo, come questo progetto sia un po' andato rallentando in termini di qualità dopo i primi 20 volumi. Qui mi ricorda certe opere omnie. Ecco, no? Voglio dire... citofonare sicuramente mettiamo Wells, sicuramente uno di quegli autori, o Jules Verne, insomma, Jules che Verne, inizia pubblicazioni... una di quelle collane in edicola dei suoi romanzi per un anno ne vedi intero. L'inizio non ne vedi la no, fine, infatti scrivevano tantissimo, però scrivendo Rotondo arriva poi al punto, quindi racconta della Freccia Azzurra, racconta anche del senso della strategia editoriale utilizzata in questo senso, quindi racconta come sia stato venduto molto di più il cofanettone come operazione commerciale furbina che non i singoli volumetti, d'accordo, e poi scrive: la nuova collana degli editori riuniti, questo benedetto cofanetto Strenna per l'appunto, quello che ha conquistato il mio cuoricione all'epoca mini umano, presenta qualche scampolo di bambino della ragione, i perché, e della fantasia, le filastrocche e i racconti, ma lascia un po' in ombra quello della consapevolezza civile e dell'impegno sociale. E qui diventa particolarmente ficcante, secondo me. Non a caso, la scuola italiana ha aperto le porte dei suoi libri di testo alle poesiole, quanto è deteriore, poesiole, filastrocche, e favolette di Rodari, ma per rinchiuderle come canarini in gabbia, per usare le parole di Mario Lodi. Qui Rotondo cita Lodi e io cito entrambi, perdonate la matriosca. Zuccherandole e appiattendole in un mondo senza inquietudini e contraddizioni, dove ci si vuole tutti bene, si ama la pace e per fare un tavolo ci vuole un fiore. Quindi la retorica della retorica della retorica. Poi Rotondo chiude inserendo delle lodi e anche proprio delle belle contestualizzazioni, magari poi ci torniamo, sugli illustratori che hanno contribuito all'opera in questione e in parte anche alla sua fortuna. Ricordo che certe illustrazioni, quelle di Luzzati soprattutto, mi atterrivano e per questo quindi mi rendevano particolarmente memorabile e così fotonico l'incontro con questi giochi, con le parole, ma poi ci torniamo. Però sta davvero sottolineando il fatto che è stato raccontato, glassandolo nella melassa, uno che era non o non soltanto un narratore per l'infanzia e all'infanzia e intorno all'infanzia puccioso, ma era un comunista scomunicato. Uno i cui testi sono stati dati al rogo, nel senso proprio di bruciarne i libri. Allora, ecco, ti chiedo, sto soggetto che non mangiava i bambini solo perché gli stavano più simpatici degli adulti, ci dai due cenni per orizzontarci nella sua vita? Com'è possibile che questo, appunto, docente puccioso in realtà poi tale non fosse e fosse un comunista scomunicato? Non solo, però era proprio quello che a un certo punto ha fatto nascere anche in me un interesse, diciamo così, nei confronti di Rodari più vasto, più completo e non a tinta unica, diciamo così, ma andando alla ricerca di un po' di sfumature. E ora noi proviamo a fare questa cosa, cioè andare a passiamo in rassegna un po' di quelle che sono state le date più interessanti, più importanti della sua vita, cercando di far bene le cose, quindi con tutti i riferimenti, con tutte le citazioni a modino, anche perché poi ci sembra sempre di fare un torto, perché uno ha l'intera vita, l'intera esistenza di una persona, di un intellettuale, di uno scrittore, e un po', come dire, uno seleziona quello che gli piace e lascia fuori il resto, che è un po' quello che ha fatto evidentemente per tanti anni la scuola italiana, ed è
Ed è sbagliatissimo, perché poi a un certo punto veniamo a scoprire che cosa? Che improvvisamente nei cortili di molte parrocchie, di molte chiese dell'Italia negli anni 50, i libri di Gianni Rodari venivano bruciati, perché a un certo punto è stato scomunicato. Ora, questa cosa qui fa un attimo drizzare l'attenzione delle persone, dice ma come, per quale motivo? E cerchiamo di capire, di vedere un po' quello che lui ha fatto. Lui nasce nel 1920 a Omegna, quindi sul lago d'Orta, e subito comincia ad avere una passione grandissima per la lettura. E diciamo così, si ritrova ad essere un attimo, diciamo, forse sballottato, la madre che cerca di indirizzarlo, prova a cercare di trovare una strada a questo ragazzo, tanto che nel 31, ecco, lo iscrive al seminario cattolico di San Pietro Martire di Seveso, provincia di Milano, però non è la strada giusta. Ah, ok, croce. No, assolutamente, però coltiva anche la passione musicale parallelamente, perché lui prende delle lezioni di violino e si esibisce in una serie di osterie con un trio. E quindi è interessante questo rapporto con la scuola di Gianni Rodari, perché molti percorsi didattici, così, lui non li porterà a termine. Li molla. Quindi avrà, questa è probabilmente una di quelle zone, ecco, dove proprio le tinte non sono uniche, ma sono diversificate, dove sarebbe davvero interessante andare a scoprire, ad analizzare. Che cosa succede poi? Che viene segnato, come tante altre persone all'epoca, dalla Seconda Guerra Mondiale. Innanzitutto lui viene, mettiamola così, esonerato dal servizio militare per, diciamo così, la salute cagionevole. Lui poi anche fisicamente era piuttosto smilzo, non era particolarmente prestante, secondo quelli che dovevano essere i canoni per, diciamo così, l'arruolamento di quegli anni, e viene traumatizzato dalla perdita di ben due suoi migliori amici, che qui è giusto leggere con precisione: Nino Bianchi, che muore nel naufragio della nave Calipso nel Mediterraneo all'inizio della guerra, e poi Amedeo Marvelli, deceduto durante la campagna di Russia. E poi addirittura il fratello viene internato presso un campo di concentramento nazista in Germania. Ritorna quindi questo scollamento tra il rassicurante mondo che raccontava, esatto, e la vita di Pope Moji che ha condotto. È verissimo, perché lui poi a questo punto decide di entrare proprio in clandestinità, quindi la resistenza, e comincia poi a scrivere sui giornali, e si iscrive dopo, quasi al termine della guerra, il 1 maggio 1944, al Partito Comunista Italiano, con il quale avrà, un rapporto sicuramente duraturo, anche se poi a un certo punto verranno fuori anche, degli scontri. E qui poi forse vorrei soffermarmi un attimo proprio sulla questione, no, di questi libri bruciati. Che cosa, certo, accade? Certo. Che con la sua prima pubblicazione, nel 1951, dove lui pubblica il manuale del Pioniere. Il Pioniere che cosa era? Una rivista dove, tra l'altro, noi potremmo mostrare proprio delle copie che abbiamo stampato. Dato c'è un sito internet che presenta quelle che sono tutte le tutte le annate, vedete così, era proprio un giornalino dove c'erano articoli e tantissimi fumetti, e tra l'altro poi c'è anche la questione della polemica sui fumetti, sui giornalini, e poi magari ci arriviamo. Il manuale del Pioniere in effetti era un testo che si ispirava moltissimo a Baden Powell, cioè allo scautismo di matrice statunitense americana, dove però c'erano tratteggiati in una maniera un po' più leggera tutti quegli aspetti un po' più colonialisti e retorici che Gianni Rodari invece provvedeva a rimuovere, ad escludere, anche se, e qui probabilmente quello che fa, che pesa sulla questione è il contesto culturale dell'epoca, per cui lui ancora si rivolgeva ai ragazzi e non alle ragazze, che dovevano sostanzialmente stare a casa e dedicarsi al cucito. Ecco, questa è una cosa che non è cambiata tanto. Tuttavia, questo manuale invogliava tantissimo all'osservazione diretta della società, così com'era, nuda e cruda. Perché? Perché Gianni Rodari è stato anche un grandissimo giornalista. Ha lavorato e scritto tantissimo, e per un lungo periodo della sua vita lui non ha pubblicato libri, ma proprio perché, tra l'altro era anche pagato pochissimo, ma doveva scrivere tantissimo, tantissimi articoli, tenere anche tante rubriche sui giornali in aperto dialogo con i lettori, grandi e
e piccini. E proprio la questione, diciamo così, del fumetto forse vale un attimo, vale la pena approfondirla. Perché okay? Il fumetto è qualcosa contro cui ci si scaglia da sempre. Sì, soprattutto esatto. Se si fa didattica, no? Assolutamente. Ecco, e che posizione che... aveva chi aveva intorno il buon Gianni? Che posizione? Beh, noi sappiamo. Aveva lui. Noi sappiamo assolutamente una cosa molto molto importante, e cioè che nel momento in cui molti dei fumetti venivano criticati in quanto o derivativi dei fumetti statunitensi, americani, e quindi portatori di una sorta di retorica nazionalista che non piaceva a quello che era, diciamo, l'establishment culturale, parlo del Partito Comunista Italiano, e sulle pagine di una rivista molto molto importante, che devo diciamo così ritrovare un attimo la citazione precisa, altrimenti perché vorremmo anche il rischio mondo di politico fare... all'epoca era assolutamente... Beh sì, assolutamente, diciamo che lui si ritrova a dover discutere, a difendere la propria posizione nei confronti di chi invece considerava i fumetti, li metteva un po' tutti nello stesso calderone, ed erano sostanzialmente due personaggi, Nilde Iotti, che all'epoca, negli anni 50, era deputata della Camera, e Palmiro Togliatti, che all'epoca era il dirigente del Partito Comunista Italiano. Colpevoli di boomeraggine insalvabile. Sì, per loro, insomma, i fumetti erano qualcosa di assolutamente negativo. Deteriore. Soprattutto ritenevano che non ci dovesse essere distinzione, non ci fosse distinzione tra il contenuto e la forma, quindi erano tutti da condannare. E invece Gianni Rodari ribadiva l'importanza di quello che loro, tramite il fumetto, volevano raccontare, quello che volevano dimostrare, sempre con un intento anche pedagogico molto, molto libero, molto, diciamo così, giusto, ovviamente, da quello che era il punto di vista dell'epoca. Nel momento in cui poi comincia la pubblicazione delle sue opere più importanti, un altro punto, diciamo così, è il 1973, quando viene alla luce La grammatica della fantasia, che è un altro libro molto importante, una sorta di manuale di scrittura, oggi lo chiameremo così, sarebbe un manuale di scrittura creativa, mentre oggi troviamo anche in edicola, per esempio, quelli che sono i volumi di una collana della scuola Holden proprio. Ecco, è interessante anche affiancare quello che è un bellissimo lavoro, che è poi la trascrizione di una serie di appunti che Gianni Rodari aveva preso, che poi hanno visto la luce nel 73. Ecco, ma a tal proposito ti frego la parola, perché a forza di snocciolare date stai di fatto facendo ciò che il buon Gianni stesso fa nell'antefatto della grammatica della fantasia. E cioè? Scrive: pare brutto allineare tante date. Lo fa dopo averne snocciolate altrettante. A chi mai possono interessare? Eppure, mi piace poterle disporre una dopo l'altra come se fossero importanti. Il lettore faccia conto che io stia giocando a quel gioco che la psicologia transazionale chiama «Guarda mamma come vado bene senza mani!» È sempre così bello vantarsi di qualcosa. L'ironia che ci mette dentro è fortissima ed è la sua, però secondo me merita un minimo di approfondimento anche soltanto la sede nella quale questa piccola chiosa, questa piccola battuta è incastonata. Esatto. Perché all'inizio di questo getto sghembo che è La grammatica della fantasia, lui non mette una prefazione, esatto. Lui non mette neanche un'introduzione, lui mette antefatto. Che vuol dire sostanzialmente non fuggire dalla logica narratologica nella quale qualsiasi altra sua opera di fatto si è iscritta. Questo è praticamente l'unico pezzo di reale saggistica, se vogliamo considerarla tale, ma anche qui c'è lui di nuovo a specificare che questo pezzo non rappresenta né il tentativo di fondare una fantastica in tutta regola, pronta per essere insegnata e studiata nelle scuole come la geometria, né una teoria completa dell'immaginazione e dell'invenzione, per la quale ci vorrebbero ben altri muscoli e qualcuno meno ignorante di me. La falsa modestia ritorna a rotta di collo, e dico falsa un po' perché scherzo, un po' perché davvero poi era capace invece di guizzi di autostima notevoli, ed è giusto. Non è nemmeno un saggio. Non so bene cosa sia, in effetti. Quello che scrive qui e poi prosegue, però, secondo me apre già un'altra finestra, e chiediamo scusa se siamo tutti una corrente, praticamente, a forza di aprire e chiudere, aprire e chiudere.
Esatto. Perché quando parla di fantastica è molto probabile che sappiate già a che cosa ci stiamo riferendo, ma se qualcuno non se lo ricordasse, perché magari ha letto La grammatica della fantasia 20 anni fa, specifica quasi subito che un giorno nei frammenti di Novalis, 1772-1801, poeta tedesco, trovai quello che dice: se avessimo anche una fantastica come una logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare. Era molto bello. Lui sostanzialmente qui sta raccontando la sua originaria folgorazione nei confronti di questo concetto e anche di questa parola. E contestualizza raccontando che all'epoca insegnava nelle scuole elementari e dice di sé che doveva essere un pessimo maestro, di nuovo falsa modestia, mal preparato al suo lavoro e avevo in mente di tutto, dalla linguistica indoeuropea al marxismo, avevo in mente di tutto fuorché la scuola. Forse però, eccola la falsa modestia, non sono stato un maestro noioso. Raccontavo ai bambini, un po' per simpatia, un po' per la voglia di giocare, storie senza il minimo riferimento alla realtà né al buon senso, che inventavo servendomi delle tecniche promosse e insieme deprecate da Breton. Fu in quel tempo che intitolai pomposamente un modesto scartafaccio Quaderno di fantastica, prendendovi nota, eccetera, eccetera, eccetera. Quando qui parla di giocare, vedo un po' in qualche maniera gratificata la mia ossessione, perché se devo pensare al mio personalissimo rapporto con la lettura prima e con la scrittura poi, quello che mi viene in mente in maniera incessante è che Rodari per moltissimo tempo ha costituito una delle due, credo, stelle più brillanti del mio personalissimo firmamento di fari, no? Così, le costellazioni che mi hanno guidato come fruitrice, come consumatrice ossessiva di storie e poi anche come aspirante pennivendola, eccetera, eccetera. Da un lato Rodari, con questa capacità incredibile di fatto trasmettere il senso del gioco per se stesso e quindi il palese divertimento nello sperimentare con la lingua, nello smontare le parole, nel rimontarle, nell'inversione, nello straniamento, e Vladimir Nabokov, che forse può risultare un po' dissonante accostare a Rodari, ma nel quale io ho sempre riscontrato lo stesso identico concetto, un amore smisurato nei confronti della forma, dello stile, della lingua e anche in primissima persona un sano divertimento. Lo diciamo in continuazione a lezione, no? Che se Lolita è il capolavoro della lingua inglese scritto da un madrelingua russo, allora automaticamente, no, ci rendiamo conto che di fatto si può essere cultori di una forma di espressione a prescindere dal fatto che la si sia assunta, diciamo, come si suol dire, no, con il latte o meno. In questo caso si tratta, certo, proprio di divertirsi piegando i confini. Poi sappiamo anche che esercizi di stile è un'espressione che contiene in sé automaticamente anche qui una sorta di aspetto deteriore, una sorta di critica. Se qualcosa è solo un mero esercizio di stile, automaticamente vale poco, non ha cuore, è solo forma. Però in realtà qui dentro c'è una grandezza incredibile, secondo me. No, ma è verissimo, ed è forse quello che maggiormente poi a un certo punto mi ha attratto di Rodari. Cioè la questione di giocare con le parole e di scrivere. Scrivere è giocare, sostanzialmente. E giochiamo con dei, immaginiamo le parole come dei mattoncini, ok? Di cui in realtà noi non sappiamo molto bene i confini, come sono fatti, perché il senso delle parole è qualcosa che continuamente sfugge. Ecco, per esempio, dov'è che io a un certo punto ho incontrato Rodari? Era in un articolo di Italo Calvino, tra l'altro che leggo qui dalla sua raccolta di saggi, perché a un certo punto, circa 10 anni dopo la morte di Rodari, che avviene nel 1980, a Reggio Emilia viene dedicato un congresso di studi e Italo Calvino partecipa e scrive un brano molto bello e a un certo punto scrive questa cosa qui, Calvino, che è bellissima, secondo me. Rodari amava le parole concrete, che suggeriscono immagini immediate, e subito si sarebbe messo a lavorare. Su che cosa? Su quello che era il titolo di questo convegno, che era «Se la fantasia cavalca con la ragione». Calvino, in un certo senso,
dialoga con Rodari, è proprio come quando si vede un gruppo di bambini che sta giocando, noi non possiamo o restiamo lì a guardare ma ci sentiamo sempre un po' a disagio, altrimenti dobbiamo prendere parte anche noi, cioè noi dobbiamo giocare. Ecco, Rodari ti invita a giocare subito, ti dà delle regole, un territorio all'interno del quale funzionano determinati aspetti della narrativa, e anche qui Calvino non si sottrae, perché a un certo punto dice subito si sarebbe messo a lavorare, no, su quel cavalca, il cavalca del nome del convegno, a immaginarsi due personaggi in groppa a un solo cavallo. Quali personaggi? Comincia a chiedersi Calvino. Fedele all'automatismo delle associazioni verbali, Rodari della ragione avrebbe fatto un ragioniere. Il primo personaggio avrebbe stato un ragioniere. E della fantasia, si chiede Calvino, diciamo un fantasista, un po' attore di varietà, un po' prestigiatore, un po' acrobata. Quindi noi abbiamo un fantasista e un ragioniere che galoppano insieme per una strada solitaria. Su due cavalli? Su un cavallo a due posti? Diciamo su un cammello a due gobbe. E l'intervento di Calvino va avanti così e lui sta giocando, si sta divertendo. Tanto che a un certo punto, e qui arriva alla chiusura, resta il problema di come chiudere la storia. Perché sì, noi giochiamo sempre, ma il gioco potrebbe anche diventare proprio la ludopatia, cioè il gioco per il gioco. Invece no, bisogna arrivare a un qualcosa. Allora ecco che i due, questi personaggi che Calvino si è inventato, riprendono a litigare su chi deve guidare il cammello, perché nella storia deve esserci un conflitto, altrimenti non si va da nessuna parte. Il ragioniere è convinto che il fantasista possa cadere facilmente vittima degli inganni della fata morgana, a un certo punto viene fuori, nel deserto all'orizzonte appare una città, Calvino, una città, ecco un miraggio, e il ragioniere vorrebbe cambiare direzione. Al fantasista basta un cambio di vocale, eccomi a Reggio. Per cui era la sede, ovviamente, di quello che era. Scende dal cammello ed entra nel seminario di studi su fantasia e razionalità. Ora, questa roba qui è potentissima, cioè come un'esplosione che deflagra, e tu non puoi sottrarti a quella che è un'onda d'urto continua che ti arriva addosso da tutte le cose, che tantissime e vastissime, che Gianni Rodari ha fatto all'interno della sua carriera, all'interno della sua poetica, perché noi abbiamo qui una quantità, ok, certo, di libri, cose, sono veramente da quelli più celebri, le favole al telefono, il libro degli errori, e poi una delle sue narrazioni in un certo senso forse più concrete, anche se poi virate al fantastico perché sono ambientate a Orte, all'isola di San Giulio. Questo titolo, c'era due volte il barone Lamberto, dove c'era una volta, cioè quindi c'era due volte, quindi sempre il gioco, sempre il divertirsi con questa cosa delle parole che hanno qualcosa sì di rassicurante, però hanno anche qualcosa di misterioso a un certo punto che viene fuori sempre. E misterioso è anche il caso che ha governato tutto questo, perché tornando velocissimamente al quanto lui si apra anche soltanto nell'antefatto della grammatica della fantasia, quello che appare chiaro lì è quanto sia stato accidentale il suo entrare in questo specifico solco. Faceva il giornalista e serviva, a un certo punto banalmente serviva in redazione, che qualcuno coprisse anche la roba per bambini del supplemento della domenica. È lui, lavoratore indefesso, che come ci raccontava Francesco ha sempre dovuto fare, come dire, fatica, ecco, per mantenersi e usare le parole per farlo, naturalmente, si è rimboccato le maniche, e poi però ne ha fatta anche una questione, anche lì, di sfida intellettuale. In comune forse giornalisti e bambini hanno proprio questo, i perché, il voler capire la ragione delle cose, cosa è successo, perché è successo, secondo quali regole interne, poi che uno sia il campo d'applicazione della, teoricamente, realtà e l'altro quello dell'irrealtà più assoluta, secondo me un po' si compone in un'altra di quelle suggestioni che io trovo anche qui, che magari albergano nel nostro cervello da tantissimo tempo, ma che finché non le vedi sotto una certa luce poi non ne rimani folgorato: il fatto che i fantasmi e la fantasia abbiano la stessa identica radice. Fantasia è apparizione, manifestazione, perché phaino in greco è mostrare, ma anche appunto poi apparire.
E quindi automaticamente l'immaginazione, l'invenzione e il pensiero derivano da lì, io faccio manifestare delle cose o riesco a farle vedere ad altre persone. Però ecco, ripescando di nuovo dalla grammatica, quando scrive l'immaginazione non è una qualche facoltà separata della mente, la mente stessa nella sua interezza, la quale applicata a un'attività piuttosto che a un'altra si serve sempre degli stessi procedimenti, tutto quello che fa di fatto poi è spacchettare gli usuali percorsi che in questa direzione teoricamente l'immaginazione dovrebbe percorrere. All'interno di vecchi giochi continua a iterare sulla ricerca del tema fantastico e su come applicarlo e riportarlo poi in aula, ma a un certo punto si confronta proprio, ricomponendo questo dualismo che stavamo intravedendo insieme adesso, sulla stampa. Cioè, tra i tanti spunti anche pratici che dà a colleghi e colleghe docenti e colleghe pennivendoli, contaballe, ipotizza il fatto di utilizzare ritagli di giornale per avere spunti narrativi, cosa che oggi può farci sorridere, nel senso che è qualcosa che diamo per assodato, all'epoca non lo era assodato nella maniera più assoluta, così come non lo era il suo modo di, per esempio, girare di classe in classe, di scuola in scuola, di regione in regione, a incontrare le effettive persone che erano i suoi interlocutori, le sue interlocutrici, i lettori e lettrici, quindi docenti e discenti. Adesso ci sembra ovvio che un autore per l'infanzia lo faccia, all'epoca non proprio. E scrive, siccome ha appena ipotizzato di massacrare un giornale a pezzi con le forbici e farci lavorare la classe, si pone una questione morale. Io non sostengo che questo sia il modo più utile di leggere il giornale, da giornalista figurarsi, né che esso debba essere introdotto nelle scuole solo per essere fatto a pezzi. Qui il simbolismo appare chiaro. La carta è una cosa seria, la libertà di stampa pure. Ma il gioco non lede il rispetto per la carta stampata, anche se, e qui è dove la sua micetta rivoluzionaria, secondo me, poi fa sempre capolino, può servire a scoraggiarne il culto. Straordinario, quindi l'autoironia predicata a vantaggio della carta stampata che non si prenda poi troppo sul serio, no? Che è presa per, come dire, anche nelle sue potenziali, è vista anche nelle sue potenziali derive peggiori. E infine, anche inventare storie è una cosa seria, moto di autostima. Il gioco spinge alle estreme conseguenze, il processo di straniamento delle parole e dà luogo a vere e proprie catene di binomi fantastici o polinomi fantastici, dà un sacco di altri spunti e poi chiude ricordando che alla fine però le figure possono contenere una storia. È apparso impremeditatamente un personaggio insolito, un mostro, un paesaggio fantastico. A questo punto le parole possono continuare il gioco. Il movimento è di nuovo dal non senso al senso. Quindi l'idea, no, è di prendere questo magmatico materiale creativo infantile, farne benzina per una macchina nuova che funzioni con regole nuove, ma che funzioni però. Lo stimolo per l'immaginazione nasce anche in questo gioco dall'intuizione di un legame nuovo tra elementi che il caso, di nuovo, mette in contatto. Possono essere, per rubare ai linguisti il loro gergo, forme dell'espressione o forme del contenuto, in varie articolazioni, ma il ritmo binario rimane al fondo dei loro scambi. L'impero della dialettica si estende anche sui territori dell'immaginazione. E questo tanti altri autori, no, lo hanno messo in conto. No, tantissimi, perché nel momento in cui si ritrova questo autore a fare un discorso sulla libertà, okay, e anche sulla rivoluzione, sul cambiamento, nel momento in cui ha avuto, come dire, i libri bruciati, okay, era il primo a fare attenzione a quelli che potessero essere, diciamo, degli insegnamenti tipo dogmatico. Invece no, lui spinge tutti a fare qualcosa, Rodari era, diciamo, per il lavoro concreto, non soltanto per le parole concrete, come ci ha detto Italo Calvino. E un altro autore che secondo me in qualche misura tocca questa lezione, o che quantomeno magari in modalità differenti si è interrogato sul concetto di
di errore o di non esattezza o di, come dire, prendere un percorso con quella via dritta, però no, prova ad andare da un'altra parte, prova a cambiare, vedi che cosa può accadere. E un altro autore mi è molto caro che è Giorgio Manganelli. Giorgio Manganelli, in questo libro molto bello di Angoni, c'è un estratto davvero molto molto interessante quando ragiona su quello che è l'opera d'arte, quindi l'opera di scrittura, ed è una cosa molto 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 bella. Dice: la letteratura non deve dare risposte, deve essere elusiva. Solo così la serie di domande proponibili all'opera potrà essere infinita. Ed è per questo che noi continuiamo a leggere cose, perché non troviamo un'unica risposta. Siamo contrari all'unico libro. Quando ci ritroviamo anche, non so, magari per gioco o per quel, diciamo, tipo di discorso leggero che corre molto spesso anche sui giornali, e cioè che libro ti porteresti su un'isola deserta, la mia risposta, diciamo, in un certo senso è: l'unico libro che vale la pena portarsi su un'isola deserta è Come sopravvivere su un'isola deserta, perché la bellezza della letteratura è data proprio dalle differenze, cioè da portare più libri, cioè creare dei dialoghi tra queste cose. Quindi solo non rispondendo a queste domande potrà continuare a essere interrogata la letteratura. Quindi è come se dovesse evitare la domanda diretta, come nelle voci degli oracoli. Ecco, la letteratura ha dentro di sé tutte le risposte e il loro contrario. Ecco, questa cosa che Giorgio Manganelli porta all'estremo in tanti suoi libri, in un paio di questi, mi ha sorpreso tantissimo quando l'ho incontrato, fa esattamente quello che fa Rodari con una sua filastrocca a me molto 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 cara, che è sentita il refuso, perché Rodari a un certo punto fa una cosa che Manganelli invece riprende, e anche qui diciamo così vale la pena prendere il punto esatto della citazione, quando, un attimo che lo ritrovo nella diciamo così nel passaggio. Il refuso è stato lungamente una mia ossessione. Esatto. No, in questo libro incredibile, prego, che è Pinocchio, un libro parallelo, uno dei lavori di Giorgio Manganelli, dove dopo che l'ha nato da un libro dove a un certo punto lui immagina ci possono essere tantissime varianti, nata a volte anche da errori tipografici, per cui la nottataccia di inferno diventa, al posto di nottataccia d'inverno, poteva essere nel testo di Collodi, oppure gli ha dato l'occasione di aprire un'importante digressione sul concetto di autore, tanto che a un certo punto lui confessa che aveva scritto Matropoli anziché Metropoli, e diventa questo un errore pieno di significato, poiché la città di cui sta parlando, il paese dei balocchi, è affollata di fantasmi di madri. Ecco, vedete come a volte l'errore, certo, sì, non sei fedele, non stai rispettando, però ti apri ha delle nuove possibilità. Ce lo ricorda ancora Italo Calvino, quando all'interno della sua raccolta Perché leggiamo i classici, non soltanto parla benissimo della grammatica della fantasia di Rodari, tanto che dice che in un certo senso Rodari è come se avesse consegnato un classico, e Calvino dice che Rodari per un po' di tempo, se non sbaglio, nei corridoi della redazione dei Naudi andò in giro con dietro le spalle un cartellino scritto sopra "sono un classico", e lui andava in giro dicendo questa cosa perché il gioco era importantissimo. No, sosteneva questa cosa importantissima, e cioè che l'errore non è che, come dire, sbagliando si impara, ma sbagliando forse si inventa, ecco. E lui, questa è l'ultima cosa, poi faccio venire sulla cosa del refuso. Rodari dice: anche quando Isacco Newton, lo chiamavo così italianizzando il nome, stava seduto sotto un albero, sotto un mele, gli cade una mela sulla testa, ecco, lui ha cominciato a ragionare per assurdo, perché questa mela va in giù e non è andata in su, perché non è andata a destra e non è andata a sinistra. Ecco, sembra delle cose banali, però è solo se noi inventiamo delle nuove possibilità, troviamo delle vie di fuga da questa realtà che ci circonda e che ultimamente, da un po' di anni a questa parte, ci sta stringendo, ci sta stritolando, ci sta soffocando. Allora ecco che serve la fantasia, ecco che serve il fantastico, perché è la nostra via di fuga per immaginare realtà diverse, alternative a quella che stiamo vivendo. A proposito di realtà diverse e alternative, e a proposito del fatto che fantasia e fantasma hanno la stessa radice, mi piacerebbe spiazzarti con un effetto speciale, buon gallo.
Intanto ti presento e presento a chi ci guarda la buona Ruth. E la buona Ruth, che come un fantasmino appare qui tra noi, per la precisione Ruth Wakefield, non è altro che la persona alla quale dobbiamo, e non è cosa da poco perché risulta un'inventrice, voi mi avrete visto scartabellare e cercare oggetti mentre Francesco parlava. Ah, anche io trovavo le parole giuste. Francesco, vuoi un biscotto? Ma grazie, sì, lo accetto, volentieri l'omaggio dopo, però perché non è educato. Non è professionale, ma quello che ho davanti tra le zampe, sapete, chiamandosi merende selvagge, non poteva non apparire a un certo punto qualcosa di molto poco professionale. Quello che avete davanti è un chocolate chip cookie, un biscotto con gocce di cioccolato. L'ottima Ruth ci si è seduta sopra a caso, no, non ci si è seduta sopra a caso, ma ci è inciampata. Nel senso che fino agli anni 30 questa roba qua non esisteva, ed è, lo so, un crimine contro l'umanità. Non esisteva perché l'ottima Ruth lo ha inventato per puro caso dopo che con il marito è andata a vivere in un ex dazio nel Massachusetts. Lo hanno, questo Massachusetts è un po', mi piacerebbe una reinterpretazione rodariana. Ci è andata a vivere con il marito, lo ha ritrasformato da semplice palazzina a tutti gli effetti locanda, si è messa a sfornare torte, essendo lei stessa una appassionata e certificata gastronoma, e poi un giorno, vuole la leggenda, avendo finito il cioccolato in polvere per certi biscotti che stava facendo e trovandosi in casa soltanto una barretta della Nestlé, che voi ci crediate o no, l'ha fatta a pezzettini sperando che il cioccolato si sciogliesse. Il cioccolato non si è sciolto e questa roba qui è diventata, userò questa parola parolaccia, inflazionata, è diventata virale nel luogo e poi pian piano negli stati limitrofi, per cui le persone venivano apposta dall'ottima Ruth per procacciarsi questi biscotti, finché addirittura la Nestlé non ha iniziato a sponsorizzare la signora, essendosi resa conto che aveva iniziato a vedere impennate le vendite della tavoletta di biscotti. Perché ve ne parlo? E allontano da me questo biscotto solo perché non mi sento ancora pronta a sgranocchiarlo davanti a voi. Perché Alberto Sposini quando mangiò il pollo per la viaria, cioè nel senso, Gallo, questo paragone mi atterrisce. Altri momenti. È la stessa roba che cita Rodari esattamente là dove ci racconta che sbagliando si impara, è un vecchio proverbio, invece sbagliando si inventa, quando scrive: un magnifico esempio di errore creativo è quello che si trova, secondo il Thompson, nella Cenerentola di Charles Perrault. La scarpina, della quale in origine sarebbe dovuta essere di vea, è una sorta di pelliccia, e solo per una fortunata disgrazia diventò di verre, cioè di vetro, e quindi di fatto sta attribuendo a questo la fortuna della fiaba. Una scarpina di vetro è sicuramente più fantastica di una qualunque pantofoletta di pelo e più ricca di seduzioni, anche se figlia del calamburo o dell'errore di trascrizione. Mi viene da associarci immediatamente il cammellone che passa per le crune di certi aghi. È vero, la letteratura è fatta anche, diciamo così, di errori e di disinterpretazioni, mettiamola così, perché c'è un potenziale nascosto che a volte viene fuori. Per cui si mette a sistema e, se volete provare, siccome siamo quasi in chiusura, a farci qualche domanda, la ricetta dei biscotti non ve la possiamo dare in diretta, ma ve la daremo separatamente, però se volete provare a buttare qualche domanda in chat, tra poco proveremo a rispondere. Di fatto, utilizzare quindi il suggerimento, l'errore sistematico come fonte di creatività, come per esempio quando lo suggerisce per le fiabe al rovescio. Decidiamo che Cenerentola è una poco di buono che fa disperare la paziente matrigna, decidiamo che Cappuccetto è cattivo e il lupo è buono e così via, decidiamo che Biancaneve incontra sette giganti, come cambia la sua prospettiva sul mondo. Dalla sua viva voce però alcune cose risultano raccontate ancora meglio. Beh sì, in effetti è proprio in un certo senso dalla sua viva voce, perché una delle ultime cose di cui vorremmo parlare con voi è un'intervista video che a un certo punto della sua vita Rodari ha concesso alla televisione svizzera
il 3 gennaio del 1979, quindi poco prima di morire, purtroppo. Questa è un'intervista che si trova tranquillamente su YouTube, la potete vedere, però noi pensiamo che sia bella anche raccontarla e leggerle proprio le parole di Gianni Rodari. L'intervista avviene all'aperto, siamo nella piazza di una città, forse Omegna, io non riesco a riconoscerla, c'è un laghetto, una cosa artificiale, si vedono passare delle auto, c'è Rodari con una giornalista circondato da un gruppo di bambini che gli fanno le domande. La prima domanda è questa, che chiedono a Rodari. Da piccolo leggeva e le sono servite le sue letture per scrivere adesso i libri? Allora, la risposta di Rodari è questa. Da piccolo leggevo dentro una cassa di legno, non una cassa da morto. Cioè, subito Rodari, okay, ci tiene a, diciamo così, distinguere, fare attenzione al significato possibile, al senso delle parole, e non si fa alcun problema, alcuno scrupolo a escludere, no? E dire la parola morto con un bambino, cioè, è esattamente quello che tu hai pensato magari a questa cosa, e invece no. Quindi già c'è questa idea di prendere molto sul serio l'interlocutore, è una cosa bellissima. Dice, mio padre faceva il fornaio, vendeva la pasta, gli arriva la pasta dentro queste casse di legno, allora io ne prendevo una, la mettevo in un angolo, andavo dentro nella cassa col libro e qui Rodari mi dà proprio il gesto, come abbiamo fatto noi col biscotto, così, e lui mangiava anche pane e cioccolata mentre leggevo. E mi sono serviti? Non lo so. È molto bello Rodari in questa intervista, perché è anche pieno di dubbi, pieno di incertezze, e quindi dice, questo è successo tanto tempo fa, cioè quasi ai tempi di Garibaldi, e quindi in un certo senso si ammanta anche di un sapore storico, mitico nel passato. I personaggi delle fiabe li inventa o sono quelli della sua vita? Allora, Rodari qui dice no, me li invento, li tiro magari fuori dal naso, dalle orecchie, dalla bocca, e si diverte tantissimo nel compiere questi gesti, però li invento così li faccio più divertenti, quelli della vita molte volte sono più noiosi. Ecco, l'idea di uno scrittore li prende dalla realtà, però prende con finalità drammatiche, diciamo così, o narrative. Questo è un suggerimento che fa bene a qualunque aspirante venendolo là fuori. Preferisce le storie che finiscono bene o quelle che finiscono un po', insomma... Allora, qui nell'intervista, se ci fate caso, c'è un momento di tenerezza enorme, perché vedete che la bambina, nel rivolgere questa domanda, non riesce a dire le storie che finiscono male. Cioè, è come se provasse una forma, no, di pudore, no, non riesce. Dice che finiscono un po', insomma... E la risposta di Rodari è meravigliosa, perché preferisco quelle che non finiscono. Ha visto, io ho già fatto tanti libri di storie nel 79, quindi era ben consapevole Rodari di tutto il suo bagaglio di scrittore, diciamo così, che non finiscono. E quelli che leggono le fanno finire come vogliono loro. Preferisco le storie che finiscono con un punto interrogativo. E vedete Rodari che disegna proprio nell'aria questo punto interrogativo. Così per rispondere uno deve inventare qualche cosa, ecco il gioco. Io ti ho dato questi strumenti, questi materiali, vedi di farne qualcosa. Preferisco le storie che incominciano e poi io non le finisco e tocca ai bambini che leggono finirle. E poi dice dopo che finiscano bene o male, non importa, perché è quello che fanno loro. Poi c'è questo momento tremendo, adesso le faccio una domanda io, da parte dell'adulto in sala, letteralmente la giornalista. Se lei dovesse suggerire a un bambino o un ragazzo che ha voglia da grande di diventare lo scrittore, quale consiglio gli darebbe? La risposta da dare, anche qui bellissima, di studiare la matematica. Lui quasi d'impulso dà questa risposta, poi ti accorgi che sta sorridendo, no? E dice, no, voglio dire. Però in realtà sta dicendo qualcosa di molto importante, non soltanto il collegamento con l'interdisciplinarità, che pure è importante, ma dice di studiare bene. E poi una cosa che io ho colto soltanto rivedendo e riascoltando questa intervista tipo per 100 volte, di crescere attento. All'inizio, le prime volte, io sentivo sempre di essere attento. No, se fate caso, Rodari dice di crescere attento, ma di non preoccuparsi troppo di scrivere, di non avere fretta. Dovrà scrivere, ecco, quando proprio se non scrive gli fa male il braccio. E di nuovo qui Rodari muove il braccio, gli fa un movimento come quando a volte si mescolano i tuorli d'uovo per fare i dolci, no? Ecco, per adesso, se a non scrivere il braccio non gli fa male, vuol dire che può aspettare un po'. La famosa urgenza narrativa di cui queste aule si sono impregnate. Ma glielo consiglia? Il giornalista incalza e dice, Rodari comincia un po' a spazientirsi, quando proprio se non scrive, ecco, il braccio gli va male,
prosegui in questo gesto. E lui si guarda intorno e cerca la complicità dei bambini che lo circondano. I bambini hanno capito. Esatto, perché loro hanno capito, il giornalista no. Ok? E quindi deve scrivere per forza, allora sì, allora deve fare lo scrittore. Che ci crediate o no? L'adulto in sala insiste. Ma glielo consiglia oppure gli consiglia di fare un altro mestiere? La sua esperienza qual è? Ci si trova bene a fare gli scrittori? Eh sì, papà, risposta vuole. Bamba, bamba. Allora di nuovo Rodari dice, la mia esperienza è che se si trova bene a fare quello che capita di fare. Io ho fatto tanti lavori e ho imparato questo. Ti capita di fare quella cosa lì? Falla bene. Qualcosa ne uscirà. C'è un ultimo scambio tenerissimo, che racconta anche poi i depistaggi e il caso di cui parlavamo prima. Allora io ho letto da piccola le sue poesie, no? Dice una bimba, che già è piccola naturalmente, e poi ho scoperto insomma che ha fatto anche dei testi per le canzoni. Che differenza c'è tra scrivere canzoni e fare poesie? Ancora qui Rodari, umilissimo, gentilissimo, anche autocritico, non lo so, perché io testi apposta per le canzoni non ne ho mai fatti. Cioè io avevo fatto dei testi, delle poesie, come dici tu, io le chiamo filastrocche, che sono piaciuti a Sergio Endrigo e ha detto ci voglio fare delle canzoni. Allora sono anche state, come dire, anche un po' modificate, ma io non le ho scritte apposta per le canzoni. E Gianni Rodari come quasi fa un gesto come se accendesse, non so, uno stereo, è bellissima anche la sua mimica, è molto molto delicata, è molto giusta. E poi c'è stata una cosa che dell'intervista a volte ti strugge, cioè ti spezza, un attimo il cuoricino si rompe, perché accade questa cosa, che di questo gruppo di ragazzini, di bambini, sta per prendere la parola il più piccolo, che è un maschietto, l'unico maschietto qui, un bambino biondo, e Gianni Rodari vede che è timidissimo, che non sta dicendo niente, forse non vuole neanche farla la domanda, allora Gianni Rodari lo abbraccia un attimo, e l'intervista, che cosa? L'intervista finisce, cioè improvvisamente noi non sappiamo più qual è questa domanda e questo bambino che viene fatto. E è vero, ci si resta male, però a me, perché dobbiamo trarne non una lezione, però allora ho pensato che in un certo senso quel bambino che non formula la sua domanda, andare a vedere l'intervista perché ci sta, esiste anche quella originale sul sito della televisione svizzera, siamo tutti quanti noi che stiamo per farla quella domanda a Gianni Rodari. Tutte le volte che prendiamo un suo libro, un suo testo, una sua filastrocca, siamo quel bambino lì e formuliamo anche noi quella domanda. E questo l'ho trovato sempre molto molto dolce e molto molto bello. E su questa nota, sbirciando in chat e non vedendo particolari domande in questo momento, direi che noi adesso vi salutiamo. Siamo arrivati al termine delle nostre chiacchierate, anzi volendo abbiamo anche sforato un po', grazie infinite dell'attenzione e buone storie, direi, ricordando quello con cui lo stesso Gianni Rodari chiude il suo antefatto prima di tuffarsi nei saggi che compongono la grammatica della fantasia, che è un po' la nostra bussola, no? Il fatto che tutti gli usi della parola debbano andare a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo delle parole degli altri. Buone storie. Buone storie, buone storie.